Carissimi, buona Pasqua 2014, una veglia che ti risveglia alla vita e alla speranza. La Pasqua, liturgicamente vissuta, inizia con la veglia, definito appunto pasquale perché si svolge nel contesto della Pasqua annuale e che prosegue con le varie celebrazioni durante la messa della risurrezione, della domenica della risurrezione e della settimana in albis. Con la domenica in albis della Divina Misericordia si conclude infatti l'ottava di Pasqua e quindi un cammino di gioia e di speranza che liturgicamente si colloca in questo tempo ristretto, ma teologicamente e pastoralmente interessa tutta la nostra vita. A me piace pensare alla Pasqua come risveglio alla vita e alla speranza. Non c'è vera Pasqua se non senti dentro te stesso questo risveglio, questo guardare oltre i limiti del tempo, della sofferenza, della delusione del nostro cuore, ciò che ci permette di sperimentare il dolore e ciò che ci permette di sperimentare la gioia. I nostri venerdì santi li viviamo continuamente nella quotidianità, partendo proprio dall'unico vero venerdì santo in tutti i sensi, quello di Gesù, durante il quale egli è morto per noi sulla croce. Alla luce di questo venerdì santo comprendiamo il nostro soffrire e soffrire dell'umanità. Vorrei agganciarmi ad una veglia speciale vissuta tra la notte del giovedì santo e il venerdì da Gesù in persona. Egli è nell'orto del Getsemani a pregare, a chiedere al Padre se potesse allontanare da lui il calice amaro della passione e morte in croce. Ma il suo cuore era disponibile, comunque sempre, a fare la volontà del Padre. Gesù soffre, suda sangue, è cosciente della sofferenza che lo attende. Dal lato ci sono gli apostoli che dormono, non riescono a mantenere aperti i loro occhi, cioè a vigilare. Dormono e Gesù per 3 volte fa osservare loro che non sono capaci di vigilare neppure un'ora sola con lui. Ed egli aggiunge come moglie di quel momento e della vita in generale a vegliare per non cadere in tentazione. Il mondo, carissimi, è da sempre suddiviso in 2 categorie, gli svegli e i dormienti. I primi sono quelli che interiormente vitalizzano ogni cosa, i secondi sono quelli che addormentano ogni cosa, affossano ogni cosa, perché sono stanchi ed hanno paura della vita, del cambiamento, del rinnovamento che passa attraverso notti insonni e preghiera, penitenza e orazione, sofferenza e patimenti. Proprio come Gesù ha fatto. Ecco la Pasqua, è uscire dall'orto della paura, del sonno, della solitudine ed imboccare la strada della vita. Pasqua è risveglio ed è speranza per tutti gli uomini della terra. Per risvegliarsi, però, è necessario spiritualmente passare per la veglia di quella Pasqua e di attesa e di speranza che contrassegnò la madre di Gesù, le donne, gli uomini, i convertiti, i discepoli che avevano assistito alla morte, ma che portavano nel cuore le parole del Signore: dopo 3 giorni risusciterò. Ed essi attendevano nella speranza, attendevano nella certezza che il Dio d'amore e di bontà non poteva finire per sempre in un sepolcro, ma in un giardino di vita e di amore. Quella Pasqua non faceva altro che completare ciò che Dio aveva iniziato con il riscatto del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto per portarlo, nonostante le sue infedeltà, alla gioia della terra promessa. Gesù porta a compimento nella sua Pasqua tutto un cammino di riconciliazione dell'umanità con Dio. E lo fa versando il suo sangue per noi, lo fa soprattutto con la sua risurrezione. L'umanità in Gesù Cristo è chiamata a redimersi, a ricominciare perennemente il viaggio della vita e non della morte, della gioia e non della tristezza, dell'amore e non dell'odio, della pace e non della guerra. Riprendere tale cammino è segno di vera risurrezione individuale e comunitaria. Deve riprendere questo cammino il popolo santo di Dio, la Chiesa, dalla base al vertice, dal vertice alla base, senza falsità, menzogne, accomodamenti verso il mediocre, ma alzando il livello di santità
moralità e spiritualità. Non c'è vera Pasqua se non nella direzione di che l'uomo vecchio, che sta dentro di noi nella cultura del mondo, faccia spazio all'uomo nuovo, rigenerato dalla grazia di Dio e portato ad un livello tale che quest'uomo può davvero ascendere a quella gloria del cielo dove il Signore ci attende. Ecco perciò che devono riprendere il cammino della vita anche la cultura, la politica, la famiglia, la scuola, le istituzioni di ogni genere a livello locale, nazionale e mondiale. La Pasqua è per tutti e non solo per pochi. Perciò penso che alla veglia non solo di questa Pasqua 2014, alla quale siamo tutti invitati, come un tempo forte per risvegliare in noi la speranza e la vita. Ma vedo questo continuo risvegliarsi come un giorno di primavera. Pasqua si celebra in primavera, anche se oggi il tempo non è tanto buono, speriamo lo sia nei prossimi giorni, durante il quale dall'alba alla sera può solo respirare aria fresca, aria pulita, aria sincera, aria di paradiso, come un giorno senza fine, dove il centro della mia e della vostra vita, carissimi amici e fedeli, è solo Gesù Cristo, Cristo crocifisso e Cristo risorto per la nostra salvezza. Cristo, cioè nostra Pasqua. E allora buona Pasqua a tutti coloro che sono motivi di gioia per gli altri e non di sofferenza, a tutti coloro che non riescono a ricevere gioia dalle situazioni e sono nella continua sofferenza del cuore e della vita, a tutti coloro che sono pasquali, non solo per una notte o per un giorno, ma per l'intera vita. Perché sono persone positive, pensando ed agendo nella logica della risurrezione spirituale e in prospettiva della risurrezione finale. Buona Pasqua 2014 al Santo Padre, Papa Francesco, ai cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai seminaristi, ai religiosi e alle religiose, a tutto il popolo santo di Dio che celebra questa Pasqua 2014 nel segno della speranza e della vita. Amen. Buona Pasqua.